Sabato 5 luglio 2014 nel Palazzo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, il sindaco di Lucca, il professore Alessandro Tambellini, ha ufficialmente inaugurato da pochi minuti la mostra Sacrimenti, ovvero storie di uomini e santi. E la protagonista di questa mostra è la giovane pittrice Lisa Zadi che i nostri telespettatori ormai conoscono molto bene perché nonostante sia giovanissima ha già un curriculum importante alle spalle. Recentemente è stata ospite dei nostri incontri con l'arte in occasione di una mostra importante tenuta nella sala del Basolato in piazza Mino da Fiesole, una mostra voluta dall'allora assessore alla cultura del Comune di Fiesole Paolo Becattini. Professore, una mostra. Eh, con un, una, un, do, un duplice valore, primo perché consacra una giovane artista, secondo perché è una mostra che ha impegnato questa artista in un confronto con la città di Lucca. Metterei l'accento sul primo aspetto, innanzitutto perché l'artista è giovane ma già in queste opere mostra una maturità e una forza eh, espressiva che eh, è davvero notevole e impensabile. In, una, in un tempo di maturazione così breve data la sua età. Poi l'artista si confronta con eh, i santi e gli uomini della città di Lucca, santi che prima di essere tali sono stati uomini e eh, hanno saputo rendere la loro vita di uomini a qualcosa che è divenuto riferimento per tutti, che, che è divenuto eh, un punto. Ineliminabile nell'immaginario collettivo di una comunità stessa. Quindi il confronto con la città è un confronto che passa dall'identità della città stessa, così come si è costruita nei secoli e così come si è costruita anche nel secolo scorso. Basta pensare a Donaldo Mei, al fatto che quest'anno saranno 70 anni dalla morte di Donaldo May, perché il 2014 segna il settantesimo anno dalla, da quell'estate terribile del 44 Ecco, Elisa Zadi si misura con tutto questo, si confronta con questo, oltre che con i santi e gli uomini che eh, hanno fatto la storia di Lucca, eh, storicamente assodata, perché San Martino, Santa Zita e... Eh, gli altri eh, Lustamanzi e, e gli altri personaggi che si identificano così forte la nostra comunità sono il riferimento di ognuno di noi, fanno parte dell'immaginario di ognuno di noi e sono, ripeto, il momento in cui noi siamo davvero identità, perché Lucca, così come le altre città, si costruisce in base alla sua identità culturale. Laura Monaldi e Davide Sallustio sono i due giovani critici che hanno integrato la presentazione fatta al pubblico dal curatore della mostra Marco Palamidessi con i loro interventi che chiediamo di sintetizzare per i nostri telespettatori, iniziando ovviamente da Laura. Elisa si è voluta confrontare con la cultura lucchese portando in esposizione i personaggi sono stati molto importanti per questa città e si è voluta non solo confrontare con l'antichità che ha fatto in qualche modo di, di Lucca una città molto importante anche a livello attuale, ma si è voluta confrontare con tutto l'universo culturale attuale dell'arte contemporanea, cercando nella sua ricerca artistica una sorta di sacralità molto profonda che, fosse, che possa essere in grado di riportare l'artisticità a un livello molto più alto, molto più aulico rispetto all'arte commerciale che abbiamo oggi in qualche modo. Lei lavora molto sul ritratto e sull'autoritratto e in questo modo è riuscita e riesce nelle sue opere a, mh, ad analizzare se Stessa e il mondo che la circonda attraverso un'introspezione che ha il sapore espressionistico, dal sapore emotivo e con un pathos che arriva direttamente al fruttore appena guardiamo queste opere. Quindi non ha voluto soltanto omaggiare una città, ma ha voluto omaggiare il, il principio del sacro in se stesso, che non riguarda semplicemente i miti perché sono diventati miti e sono arrivati al, ai nostri giorni eh, da un punto di vista ecco, così storico e culturale, ma una sacralità come riflesso e specchio dello spirito umano, del nostro essere e nella nostra esistenza di tutt'oggi, quindi quotidiana. Laura Monaldi scriverà un testo critico su questa mostra, sul prossimo numero di cultura commestibile che dovrebbe uscire sabato, sabato prossimo. Il numero, 84. il numero 84. Bene, grazie. David Sallustio. Sì, eh, io ho avuto il piacere di curare per questa mostra le note storiche e geografiche. Io come ho detto alla presentazione, ho avuto il piacere di conoscere Elisa Zadi eh, a una mostra che ha tenuto al Palazzo Comunale di Fiesole. Anche lì avevo scritto sul catalogo di mostra. Eh, credo che sia, insomma, potrete vederlo direttamente dai suoi lavori un artista estremamente promettente nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Lo testimonia la sua presenza nell'ultimo catalogo, nell catalogo d'arte contemporanea della Mondadori, come una, cioè viene citata come una delle artiste più promettenti nel nostro panorama nazionale. E sicuramente, questa mostra ha il grande pregio di far conoscere alcuni sacri miti del nostro territorio, eh, alcuni uomini, alcuni santi che hanno reso grande la nostra città di Lucca e, eh, comunque, anche la, provincia, la sua provincia. Eh, credo che eh, a questo punto sia un incentivo in più per venire a vedere come Elisa Zadia ha reinterpretato le vite di questi grandi personaggi. E per poter imparare qualcosa di più su quello che vuol dire rendere grandi le proprie vite attraverso i valori che, comunque sia, hanno sempre rappresentato sia nella religione che fuori dalla religione, le storie e il sentire di grandi uomini. Marco Palamidessi, curatore della mostra, curatore del catalogo che l'accompagna e anche modello, perché i telespettatori che hanno visto scorrere fino a questo momento le immagini delle opere di Elisa Zadi avranno riconosciuto in un San Martino il volto di Marco. Quindi. Eh... Per Elisa, come, come era il titolo della canzone, si può fare tutto e tu hai fatto anche il modello. Com'è stata questa esperienza? Ma in, in fin dei conti è sì. eh, l'attributo del San Martino, il povero in cui San sì. Martino vide, riconobbe poi in sogno la figura sì. di Cristo. Io eh, vestivo i panni del povero, che, diciamo in tempi in cui... Di, la cultura non si mangia, il povero oh, mi lascia per un critico d'arte. Elisa non si idealizza mai, non dipinge a memoria, ha sempre bisogno di aversi davanti. Lei dipinge eh, fra lo specchio e la tela, fra lo specchio vero e l'altro specchio che è rappresentato metaforicamente dalla tela. Quindi, come dipinge se stessa avendo appunto lei stessa davanti, dipinge anche i modelli dal vero e per il povero del San Martino ho avuto il privilegio. Prima di concludere il servizio con Elisa Zadi, eh, c'è accanto a me anche Marco Manzella, che è l'artista che succederà poi a Emilia Zadi nell'esposizione qui nel Palazzo della Fondazione della Banca del Monte. La tua mostra sarà a dicembre. Sarà a dicembre, sono una mostra in un certo senso anche questa legata al mito. Spero di avere la stessa coerenza di questa perché la trovo riuscitissima in questo senso. E sarà una mostra sul, che parte dall'idea del Bosco Sacro, di un luogo... Come ti è sembrata questa mostra di Elisa con la quale ti dovrai confrontare? Certamente, perché c'è anche qualche analogia di tema. La trovo molto conseguente, molto, molto coerente nel, nel suo insieme e anche parecchio coraggiosa. E stilisticamente direi Elisa si è riuscita a fare un lavoro pregevolissimo perché c'è un'unità, un filo rosso che lega tutte, non solo dal punto di vista della scelta cromatica, dei contenuti, dei simboli, eh, dei rimandi, eh, veramente si è riuscita in un'opera di equilibrismo artistico mirabile. Grazie, ti ringrazio, ringrazio anche l'amico Marco per, per i complimenti che mi hanno fatto. E cosa dire? Come dico qui nel catalogo, perché l'arte non può che essere sacra, questo è stato l'incipit. Ti del... sei specializzata, sei stata allieva del professor Bimbi all'Accademia sì, sì, sì. all di Belle Arti di Firenze e poi ti sei specializzata di Arte all'Università sì. Europea di Roma in sì. cui ho approfondito un po' alcune iconografie. Eh, però la cosa poi importante è quella, secondo me, di restituire all'idea di, di sacro eh, la sacralità che è nella nostra quotidianità, quindi reinterpretare anche l'idea che uno ha dell'arte sacra, ovvero rifacendomi ad esempio a Santa Giulia, anche se io ho ripreso l'idea del politico, l'ho comunque eh, reinterpretato, l'ho astratto ancora di più togliendogli tutto un impianto magari più narrativo che era legato al periodo in cui Santa Giulia era... All'interno della città murata di Lucca la, la sacralità è... Diffusissima, sì, ci esatto. sono chiese praticamente senza sì, soluzione sì, di continuità una accanto all'altra quindi sì. questo credo che abbia con stimolato. Più chiese, molto. Sì. Con più chiese di tutti, infatti. Per questo, la mia domanda è stata rivolta alla Fondazione Banca del Monte e fortunatamente poi anche accolta. Insomma, io ho scelto fra la rosa dei vari santi, questi, questi sei personaggi lucchesi, fra cui appunto: Ricordo Luci d'Amanzi, Santa Zita, Santa Giulia, San Martino. San Martino Donaldo Mei, che quest'anno ricorre il 70° anniversario, e appunto il Volto Santo. Io ho scelto per ogni personaggio dei tessuti diversi, proprio per differenziare un po' l'anima, perché io dico sempre che non dipingo sulla tela ma con la tela, quindi per me il materiale che scelgo è significante. E per il Volto Santo ho voluto scegliere questo tipo di organza e broccato nero, perché nero è sì la scultura linea del Volto Santo, ma anche perché il nero rappresenta proprio la simbologia, una cosa mh, che deve ancora nascere. Cioè come la vita prima che si formi, no? Quindi è il magma, è il fermento. Quindi, prima ancora, del prima... Big Bang. Esatto, esatto, proprio quello. Elisa, un'ultima notazione. E questa mostra la possiamo dare, è un omaggio a Lucca, ma è anche una, una mostra autobiografica. Sì, diciamo che io... Mh, per le figure femminili, quali appunto Santa Zita, Santa Giulia e Lucia Damanzi, mi sono immedesimata un po' nelle, nelle figure, quindi facendo delle, delle ricerche sulla vita di queste figure, io mi sono ovviamente ritrovata su certi aspetti, a parte Santa Giulia che ho proprio sognato il suo martirio e quindi poi dopo insomma ho. Ho poi ricercato qui nel, nella città di Lucca la sua chiesa e poi da lì sono ripartita per, per la scelta della sua iconografia che come si vede insomma, è molto, molto essenziale. Ecco.